Allora, prima parte, Imi, grande talento, abile istruttore, diciamo un virtuoso nella difesa personale. Poi Eyal, ne estrae il codice sorgente. E quindi diciamo basta. Perché se noi rimaniamo su questo ambito, tutto quello che abbiamo è un buon sistema di difesa personale, molto buono. Ma alla fine, stringi, che cazzo se ne facciamo? Cioè dopo 6 mesi, un anno, quello che ti può capitare, l'80%, 90%, l'hai trattato. Le tue capacità di miglioramento ci saranno, certo, ma se guardiamo in scala percentuale la possibilità che ti capiti davvero un'aggressione, dai ragazzi, cioè, non vale la pena, non sarete più sicuri, sarete sicuri più o meno nel mondo uguale. E allora perché? Perché c'è un tassello in più. Che cos'è che è successo nell'evoluzione? Io adesso questo non lo so, se è stato solo Eyal protagonista di questo, lui e il pool di istruttori con cui ha lavorato, ma di sicuro lui attorno al Krav Maga ha inserito tutta un'altra serie di elementi che fanno sì che questo sistema venga appreso in modo profondo e che le abilità che vengono sviluppate, le abilità mentali che vengono sviluppate nell'apprenderlo, siano trasferibili nella vita di tutti i giorni. Migliore capacità di gestione dello stress, miglior problem solving, immediata individuazione di quale sia davvero il problema all'interno di un problema, determinazione nell'affrontare un problema, una questione, e allo stesso tempo tranquillità nel sapere che non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo e che non per questo dobbiamo farci il sangue acido ogni singolo giorno della nostra vita. Sicuramente quello che c'è è che c'è una progressione, tutta una serie di elementi che ti portano dal sto facendo un esercizio fisico, ma questo esercizio fisico mi prepara un movimento di combattimento che mi prepara ad avere una determinata struttura mentale, un determinato set mentale che mi consente di affrontare delle situazioni che spesso non sono nemmeno pertinenti esattamente al movimento di combattimento che ho appreso, ma che nonostante questo riesco a far funzionare e che riesco a far funzionare situazioni di stress crescente e che malgrado questo a fine lezione sono tranquillo e rilassato e non penso che tutto il mondo voglia uccidermi a parte te e questa parte non la tagliamo. Ok, ecco dove stiamo puntando: migliore qualità della vita, persone meglio inserite nella società, persone normali. Però quando serve sanno fare quello che è necessario fare.